Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati. Ah, 89. C'è Simba che mi stava prendendo un peluche. Un attimo. Dicevamo, siamo tornati su un nuovo video di Clash Royale. Subito un bel pollicione in su per il vostro Ciccio Kevin 89. Allora ragazzi, andiamo direttamente su Clash Royale. Vi voglio un sacco di bene, grazie mille per il supporto. Vi voglio ricordare il codice creatore Ciccio Kevin 89. Se andate qui in fondo allo shop e scrivete qua, per l'appunto, Ciccio Gamer 89. Qui che ci abbiamo che mi devi rompere le scatole? La scintilla, ma va bene, ma non la sto utilizzando in questo momento. Dai, su. Allora, avete visto, stiamo scalando con questo deck. Sto registrando nella stessa giornata degli ultimi due video, quindi è per quello che non ci sono i vostri commenti, solamente per quello. Spero di recuperarli, lo spero tantissimo. Ragazzi, sicuramente ho già affrontato la mia operazione al ginocchio. Spero che andrà tutto bene, che già abbiamo ricominciato a fare live. Io questo non lo so. Non lo so, quindi spero che lascerete tanti bei pollicioni in su. Vediamo un po'. Io, prima di operarmi, volevo provare a raggiungere insieme a voi la Lega Campione. Piccola, grande soddisfazione per quanto mi riguarda. Mi piacerebbe tantissimo. Ok, secondo me ho giocato benissimo. Secondo me, ragazzi, secondo me ho giocato benissimo. Una mia... mamma mia, però, quanto cattivo. Porco mondo, porco. Porca miseria, raga. Io qualcosa mi devo inventare qua. Ok. Che per il momento a me mi sembra tutto buono. Cioè, mi sto veramente inventando. Madonna, pecca, gran cavaliere, mongolfiera. La strega madre come la difendi? Cioè, pecca, gran cavaliere. Sono un po' troppo bianco, ma è colpa della maglietta. Pecca, gran cavaliere, mongolfiera. Boh, raga, io comunque... di base devo giocarmi lui, perché se lui sbaglia e tira il pack avanti sarebbe buonissimo, no? Perché io c'ho questo. Certo, mi mancano gli scaricuccioli. È vero. È vero, è vero, è vero. Non so perché lui non stia giocando. Cioè, a questo punto penso che l'opponente o ha abbandonato. Secondo me ha abbandonato. Non so il perché. Ma non è che io mi privo di una bella win gratis. Cioè, che poi tanto gratis, se ha lì vado, probabilmente un piccolo motivo ci sarà. Magari ha visto che ero bravo a giocare e l'opponente ha detto: sai che c'è? Ciao bello. E io faccio: ciao bello, a me va benissimo così. Però mo adesso mi voglio andare a spizzare insieme a voi quello che c'aveva l'opponente in mano. Guardate che strani colori. Ma mi piace anche questo brillante così sparato di oggi, ma non so perché effettivamente parlando. Probabilmente mo lo sistemo. Pecca, gran cavaliere, mongolfiera. Ma che storia. Ok, diciamo che adesso è un pochino meglio. Ma questo bianco che voi vedete è dovuto alla maglietta. Ho semplicemente tolto un po' di bianco io, ma forse mi sto fa fin troppi problemi. Cioè, mi sembra che si vede bene. Quindi andiamo avanti. Una bella partitina vinta. Io mi tiro splittati gli scaricuccioli. Valchiria, che può essere un problema. Può essere un problema. Io... allora, la rischio un botto. Veramente la sto rischiando tantissimo. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. In realtà, porca miseria, un po' tanto difficile. Un po' tanto difficile. Quindi che c'hai, mongol... fiera, che c'hai, cimitero, che ci può avere l'opponente, ragazzi. Noi qui avremmo anche un'abilità, però non so quanto è forte l'abilità, ragazzi. La manganellata comunque gliela abbiamo tirata, così si impara. A sto punto, oh, ok. Se faccio così, ha senso di esistere? Ok. Addio, ha senso di esistere? Sì, se ero un pochino più fortunato. Mannaggia quello. Ok, con calma. Non credo che sia scandalosa la cosa qua. Non credo, perché tanto il pescatore va a morire. Esatto. E io farei di questo. Giusto? Tu c'hai l'orda. Però l'orda non è buonissima. L'orda non è buonissima. Ma non è buono neanche quello che c'ho in mano, tra mille virgolette, no?
perché io non mi aspetto di poter utilizzare la strega madre sull'orda, raga. Quindi questo è un sovraccarico, perché lui mi può gelare e successivamente tirare. Anzi, neanche lo fa in realtà. Benissimo. Perché questo contro l'orda comunque ci abbiamo molto spessore, no? Stregone difficilissimo da difendere, da fare tutte queste cose qua. Speriamo di aver preso bene. Oh, esatto. Mi vado a difendere anche questo qua, che secondo me ne abbiamo bisogno. Vediamo. Facciamo sicuramente così. E sicuramente vado anche a abilitare. Non me ne frega niente. Non me ne importa minimamente, raga. Ok. Facciamo sicuramente così e facciamo così. Perché sapevo che sarebbe arrivato lui. Ok, mi sembra oltremodo buono quello che è successo. Oltremodo buono. Qui però occhio a tutto. Esatto. Ce lo dovevamo aspettare. Una hit comunque l'abbiamo data, che a me va bene. Vado a fare così. Che lui comunque una manona. Devo fare per forza così, sono andato un pochino sotto. Facciamo così, che se anche lui gela. Ecco fatto. Abbiamo fatto un bot. Gelo giocato in maniera buona, perché io pensavo che lui non riuscisse. Col senno di poi potevamo vincerla. Sì. Penso che potevamo vincerla. Potevamo vincerla. Lui ha tirato bene una gelo, e con una gelo si è vinto la partita. Che cosa abbiamo sbagliato? Forse la strega madre a sinistra. Probabilmente abbiamo sbagliato la strega madre a sinistra. Mi piacerebbe tantissimo arrivare a campione definitivo con voi, ma non credo che purtroppo ci sia questa possibilità. Non credo, raga. Mamma mia, quante l'opponente. Quante l'opponente può averci già bello sistemato. Questo a me va benissimo, raga. Guardate che è stato stratosferico, eh. Boh, forse potevo supportarlo. Però, mannaggia quella. Secondo me va bene tutto. Secondo me va bene tutto. Tremendamente bene, anzi. Tremendamente bene. Il gioco non ce la sta lasciando molto facile, eh? Se posso dire la verità. Che dite, lo lasciamo perdere Shang-Chi a sinistra? Secondo me sì. Domatori, è tutta la giornata che ne trovo tantissimi. Tantissimi, raga. Facciamo così. Sì, qualche dannino a destra lo prendiamo. Però abbiamo la torre attivata, che non è male. E vediamo un attimo. Gigante Royale secondo me l'hanno nerfato un po' troppo. Cioè, da che era stra utilizzato a essere diventata quasi una delle ultime carte, un po' è un peccato. Secondo me ci può stare questa giocata da parte mia, perché facciamo veramente tantissimi danni. Tantissimi. Proprio tanti. Speriamo di non sbagliare come prima, perché pure prima eravamo partiti molto molto bene. Secondo me ci può stare. Insomma, cioè, poteva essere molto più travolgente la cosa. Anche perché mi sento un po' scammato. Non so voi che cosa ne pensate, ma io mi sento un po' scammato. Va bene, andiamo così. Penso che lui abbia una fireball o qualsiasi cosa, no? Per andarsi a difendere. Secondo me sì. Questo ci può stare. Questo ci può stare. Io vado così. Farei anche così. Beh, per quello. Fireball infatti me l'ha tirata. Possiamo fare di questo. Io non andrei a... Esatto, io aspetto la sua abilità. Guardate lo scheletrino. Ah, perfetto. Esattamente quello che volevamo. Rimaniamo con un bel attacco, bello prepotente. Facciamo così. Facciamo così. Che mi rimangono un po' di cosette all'attacco, no? Sì, per favore non perdiamo sta partita, perché veramente potrei completamente impazzire. Veramente.
Esatto, facciamo così, con grande calma. E io continuerei a portare pazienza, in realtà. Facciamo sicuramente così, che ci andiamo a togliere un bel po' di problemi. Facciamo così, che secondo me ha molto molto senso. Facciamo così, così. Secondo me ha senso questa roba qua che abbiamo fatto. Secondo me sì. Esatto, vai a prendere a schiaffi. Vai così. Ok. Ma che problema me lo sta dando l'opponente? Cioè, siamo molto sinceri. Ok. Oh, finalmente mi ha dato un po' di valore. Perfetto. E noi facciamo così, così. Ok. Andiamo a fare così. Qualche bel dannino l'abbiamo fatto. Vado a fare anche questo. Ok. Così, così. Ipoteticamente dovremmo aver vinto. Ipoteticamente. Perché lui ha buttato tutte le sue risorse a destra. Non sono semplici le partite, sono molto gradevoli per quanto mi riguarda. Però non sono semplici, ma proprio i player che stanno giocando li vedo belli gagliardelli. Quindi ci sta, sono partite sincere, genuine, se possiamo dire. Lapide. Che, e ripeto, ipotizzando, sto giocando pure contro un deck. Cioè, sto giocando con... Io qui sarebbe da prendermi a calci. Però eviteremo. Per la pessima giocata, intendo, eh. Ok. Che tutto sommato forse così male non è. Esatto, io volevo esattamente fare così. Voi credeterci o non credeterci, so cosette vostre. Secondo me ha senso adesso attaccare. Lui potrebbe avere Dragonfernale, sta roba qua. Non l'ha tirata bene, o sbaglio? No. Io godo. Che me ne frega a me. Comunque sti deck un po' strani, regà. Un po' tanto strani. Un po' forse troppo strani. Io una lapidina comunque la gioco. Secondo me lui faccio prima a hittarlo con Fireball e tutta sta roba qua, ve lo dico. Non sarà facile, eh. Non sarà facile per niente. Ok. Quindi ce ne andiamo qua. Mo lui carica parecchio. Allora, a me una cosa che mi preme sicuramente è fare questo. E secondo me fare anche questo può avere molto senso. Se noi facciamo così. Ok, e facciamo anche questo. Incominciamo a fare roba interessante. Giusto, giusto. Ripeto, secondo me è molto più semplice per me tirargli giù tutto quanto a sfere infuocate, frecce, chi più ne ha ne metta. Perché se mi metto a giocare con lui diventa veramente un macello, raga. Diventa veramente difficile. Facciamo così. Non ho una vera e propria fireball. Ok. E chi lo sa se ho fatto bene? Secondo me no. Però ci sta. Ok. Con calma, Mirke, ce la possiamo fare. Sempre con calma e ce la facciamo. Sempre con grande, grande, grande calma. Perché il mio problema è lei, no? Perché se io faccio così,
E vado a fare così. E vado a fare così. E mi porto tutti di qua. E continuo a fare di questo. Continuo a fare così. E faccio anche di questo. Esatto. Mi diventa sicuramente un pochino più romantico, giusto? Quindi vado a fare così. Quindi vado a fare così. Ok. Calmaci. Non dobbiamo sbagliare mo, perché se sbagliamo mo... Quante c'è una l'opponent? Un po' tante. Vedete che secondo me non gliela faccio? Se volevate sentire una roba un po' particolare, secondo me non gliela faccio. Ci possiamo provare, eh? Ragazzi. Non lo so. Che ve posso dire? Ce la potevo fa'? Non lo so, sicuramente sì, dai. Che partite strane, ragazzi. Che partite strane. Lui che mi faceva male. Comunque so veramente deck un po' buildati un po' così, Cioè, tante robe non l'ho mai viste. Vabbè. Così mi vado a difendere entrambi, ma io ho sprecato molto più di lui. Se non difende a destra è carino. Esatto, esatto. A me va benissimo questo. Facciamo così. Facciamo così. Comunque qualcuno mi rimane a combattere, no? Per la patria. Ci può stare tantissimi danni. Proviamo? Proviamo lui. Che ripeto, sempre... Non lo so, ragazzi. Posso fargli tutto il danno che voglio, ma... Non lo so. Minchia, sto pensando se cambiare deck, sapete? Potrebbe aver senso cambiare deck. Perché qui, di solito, vado a riprenderci schiaffi. Secondo me ci può stare. Lui sta cercando di spingermi... Esatto, a... Non fare niente. Non so se qui ho fatto bene. Mi serve un maialino. Ah no, non lo sto facendo bene. Ok. Lui ha giocato benissimo, io ho giocato malissimo. Dovevo probabilmente tirare dall'altra parte. E qui che faccio? Qui che faccio, ragazzi? Mi dispiace, raga. Volevo tantissimo arrivare nella lega successiva prima dell'operazione, ma non ce la farò. Non ce la farò, purtroppo. Allora, cerchiamo di... Devo fare per forza così. Sicuramente anche così. Ok, forse un po' di fortuna da parte di tutto. Nuovamente così. Ok. Chiamiamola fortuna, chiamiamola bravura, chiamiamola come ve pare. Secondo me è un po' più bravura. Perché sapete che se mi devo criticare, mi critico senza problemi, eh. Ce lo sapete perfettamente. Non mi faccio sta problematica. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo anche così. A me va bene, tanto devo... Devo sicuramente salvaguardare lei. Ma facciamo così. Ok. Mi ero dimenticato del mini pack, vi dico la sincerissima verità. Non male qua. Ottimo. Ci può stare tantissimo, eh. Lui ha voluto un po' troppo, secondo me.
Il mini pecca dobbiamo cercare di fermarlo, non so come. Facciamo così. Facciamo così. Ok, che per assurdo. Che per assurdo non è che mi dispiaccia tantissimo, eh. Facciamo così, facciamo così. Forse un po' troppo. Esatto. Ce l'ha, ce l'ha, e lui non sta giocando male. Quindi là a sinistra che succede? Ok, facciamo sicuramente così. Facciamo sicuramente così. E sfera infuocata. Difficile, nel P3 lui incominciava a tirarmi pirotecniche e mini pecca come se non ci fosse un domani, raga. Io oggi voglio provare a salire. Raga, no, non saliremo a campione definitivo. Non credo, però ci voglio provare. Ci voglio provare anche perché ci vuole un sacco di tempo. Cioè, non è che facciamo partite molto semplici, poi vinci, perdi, secondo me ci vorrebbero all'incirca un paio di orette per fare veramente qualcosa di buono. Monaco è una carta molto buona. E spero di togliergli il problema facendo così. Un po' un macello, se posso dire la verità. Ok, non penso di aver difeso male, ma penso di aver difeso come potevo. Lei è fortissima, secondo me, eh. Lui c'ha... Aio. Ah, facciamo così. Ok. Raga, viene tutto completamente sminchiato. Raga. Non vi so dire se la scampo questa. Pirotecnica è molto forte. Mi attivo la centrale. Sicuramente. Sicuramente. Senza ombra di dubbio. Ma non... Giocare là davanti non mi sembra una delle migliori cose che potessi fare. Ma neanche questa è una delle migliori cose che io potessi fare. Ok, e qui di nuovo, ragazzi. Qua siamo di nuovo appunto a da capo. Sicuramente. Penso che... Ah, ok, tu hai voluto proprio bypassarmi. Ok, lui ha il barile, ricordatevelo, eh. Che non è andata poi veramente così male. Ok, la mia struttura è implosa. Io non so se ve ne siete accorti, ma io avevo tirato qualcosa di interessante. Però è implosa proprio. Ok. Sto facendo dei micro danni. Provo. Secondo me sì. Secondo me sì. Se non ci provo adesso, quando ci provo? Scusatemi. Peccato però, eh. No! Ok, per assurdo. Madonna santissima. Riesco a... Facciamo così. Ha senso. Ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Dai Mirke, dai Mirke, dai Mirke, ti prego, ti prego. Una hit, una hit, una hit. Eccola, portata a casa, difficilissima questa. Lui ha giocato male il Monaco. Mamma mia, poi non mi è rientrata una fireball per un... Boh, ma per un millesimo di secondo non mi è rientrata una fireball in faccia. Incredibile.
Faccio lo scherzo a Simba. Mamma mia, papà. Ok. Però mi sto divertendo, questo è l'importante. La piduzza qua. Ok, quindi lui potrebbe avere cimitero. Farmer cimitero, no? È un deck che gira abbastanza. Boia. Boia può diventarmi sicuramente abbastanza difficile da gestire, purtroppo. Anzi, boia diventa difficilmente gestibile. Ah, potevo attivarmi, però... Vedi, veleno ce l'ha, quindi probabilmente c'ha anche quello che vi avevo anticipato io. Probabilmente. Probabilmente. Può aver senso fare questa? Secondo me sì. Ok. Guardate, il problema è che sì, farò qualche danno. Niente di incredibile. Fireball ci può aver senso. Ma ragazzi. Ragazzi miei belli. Mamma mia, mamma mia. Non credo di aver giocato neanche bene. Se vi posso dire la verità. Non penso di aver giocato bene. Contro quel Contro questo matchup non lavoro neanche bene io. Ok, Shang-Chi che se n'è andato lì a fare un po' di danni. Godo. Perché godo. Godissimo proprio a livello ancestrale. Ma sapete che facciamo? Partiamo dietro. Partiamo dietro perché tu tanto mi tirerai il boia. Palese. Facciamo così. Facciamo anche così. Facciamo così. E facciamo così. Un po' troppi boia. Decisamente. Lui ha la veleno. Quindi mi andrà sicuramente. Non so se potevo, raga, farcela. Non credo, sapete? Non credo, sapete? Cioè, ci abbiamo provato, eh. Tanto lui c'ha... Esatto. Ah, ragazzi, che scatole Clash Royale. Che scatole. Ho sbagliato. Sì, ho sbagliato. Ho sbagliato. Non ho difeso bene una cimitero. L'avevo anche chiamata la cimitero. Intanto vi sto a fare un video XL che so che vi piacciono, eh. Poi sapete che pure a me piace. Comunque, calcolando che sto sempre giocando con un deck fuori meta, che a sto punto probabilmente è molto più forte le golem. In questo preciso momento intendo, eh. E ripeto, qua ormai... Ormai qua... Facciamo sicuramente così. Facciamo sicuramente così. Che, parliamoci chiaro, non è andata completamente male. Però comunque non è andata bene. Ecco fatto. Posso. Lui per fortuna ci dà questo valore che non so quanto ancora riusciremo ad avere. Sì. Non lo so, raga. Gigante Royale è un macello. Tantissimi domatori, tantissime pirotecniche. Veramente tante, 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 tante. Io per forza sono costretto, raga. Sentite, facciamo così. Mi faccio scoppiare il barile. Però poi faccio così. Così almeno ho un doppio attacco, no? Ha senso? Secondo me sì. Ecco. E poi finisce tutto. E poi finisce tutto come è iniziato. A schifio. Ci sta? Sì. Decisamente.
Guardate, ma seriamente mi posso lamentare? Quella mi fa tantissimi danni. Mini pack, forte. Forte, 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 forte. Facciamo così. Facciamo così. Questa non l'ho ben capita, eh. Sapete che c'è? Possiamo fare di questo. Facciamo così. Il macello, c'è proprio un macello, c'è veramente incredibile. Qui sono stato bravo a difendere, secondo me. Facciamo così. Facciamo così. Che forse potevamo far partire roba un po' più particolare, ma raga, io non posso tirare perché vado sotto un esatto, vedi? Facciamo così. Facciamo così e vediamo che cosa succede. Riesce a sopravvivermi lui? Sì. Quindi posso andare in copertura, no? Facciamo così. Facciamo così. Ok. E qui, raga, è chi sbaglia meno. Non so se ve ne siete accorti, ma qua è chi sta sbagliando meno, eh. A me può stare anche bene. In realtà, eh. Questa me l'ha un po' regalata. E beh. Beh. Devo dire. Mentre c'è Simba sdraiato mentre Loki gli lecca la faccia. Ragazzi, mo arriva papà. Dai, ma voglio fare l'ultima, ma. Che sia XL fatto bene, no? Che fai? Te ne privi? Come fai a privartene? Dai, non esiste. Allero. Top skill, tu madre. Ho sbagliato, sono sicuro. Perché mo lui mi fa barile. Ok. Vediamo che succede, dai. Vediamo che succede, dai. Provo a essere un pochino più incisivo, eh. Ci provo, ci provo. Ci proviamo. Che comunque l'opponente purtroppo le possibilità di farmi fuori fatte bene ce l'ha. Quindi partiamo così. Vediamo che succede. Let's go to madre. Lui continuerà sempre a farmi queste micro hit molto antipatiche. Io non c'ho niente per attaccare, per difendere, raga. Sicuramente questo può avere un minimo di senso, ma no, ragazzi, non ci siamo. Questo sicuramente è sbagliato. Queste pure, secondo me, non sono... Non è una giocata così incredibile intellettualmente parlando, no? Conviene abilitare? Secondo me no. Secondo me no. Ma lui gira, 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 ce la farà, raga. Sicuramente io farei pazientere un pochino di più, no? Ok. Sì, sì, ma secondo me dobbiamo pazientare. Non esiste. No, dobbiamo pazientare, ragazzi. Dobbiamo per forza fare così. Non esiste. Aio. Proviamo dall'altra parte. Che dite? Facciamo così. Non credo che ce n'era molto bisogno, ma... Vedete, raga, io comunque penso di aver giocato bene, comunque, no? E come potevo fare diversamente? A parte gli scherzi, dico, no? Come faccio? Questo possiamo fare sicuramente così. Questo possiamo fare così. E poi? Questo facciamo così.
Cioè, mi serve veramente un attacco epocale, raga. Mi serve veramente un attacco incredibile. Cioè, se io volessi fare una qualsiasi roba, ne facciamo così. Giusto? E poi? Faccio così e poi? Ma raga, ma non gliela faccio, no? Non gliela posso fa. Secondo me. Vedi, ma infatti lo sapevo che aveva lo sapevo che aveva razzo. Non va bene, non va bene. Io ci posso provare ancora, Però non va bene. O cambio deck. Non lo so. Mister G. Che non avrei visto G neanche col binocolo. Vabbè, lasciamo perdere. Cose mie. Dai, 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 dai. Potrebbe aver scintilla. Io non ho niente in mano. Cioè, proprio zero, raga. Io provo a attaccare. Io provo a attaccare, non me ne frega niente. Eventualmente c'ho il pescatore. E ne riparleremo. E ne riparleremo. Secondo me ha un botto di valore sta roba. Secondo me sì. Mirchetto mio, mi sa che tu non la racconti qua. Mi sa che tu non la racconti, perché? No, forse la raccontiamo. Mi sa che la raccontiamo. Non male. Non male, non male, non male. Ma mi sa che non ce l'ha scintilla. Avrei anche problemi contro di essa, però... O tiro una fireball e mi apro subito la possibilità. O attualmente proviamo a giocare senza. Lui mi piace un botto. Ripeto, peccato che l'hanno un po' nerfato. Non c'aveva senso, secondo me, nerfarlo. Non aveva senso. Secondo me questa ci sta. Bella goduriosa. Bella goduriosa, decisamente. Che noi facciamo anche così. Facciamo così. E lo facciamo fuori a cazzotti. Il mini pecca. Non mi è piaciuta questa giocata da parte dell'opponente. Lui ha il mini pecca. Che però io volevo provare a fare di questo e vedere che cosa succede. Secondo me c'è un botto di valore sta storia, ragazzi. Tantissima. Tantissima. Perché lui si può attaccare, ma... Mamma mia, bei danni. Se io faccio così. Esatto. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Qui ce lo stiamo giostrando molto bene il tipo. Molto bene. E andiamo qua. Forse lo potevo buttare anche un lallero prima. Andiamo a fare così. E vado anche a abilitare. Abilitando dovrei essermi tolto la torre. Vabbè, per un pizzico. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Lui più o meno mi fa sempre i soliti errori. A me vanno più che bene. E la scarica secondo voi? Va bene. Quindi in questo momento mi state dicendo, che tra l'altro sta diventando un video XXL, e mi state dicendo che io ho una vittoria, una sconfitta. Una vittoria, una sconfitta. Riesco a fare l'ultima vittoria? A Ciderbolina? Ora sono già le 18.39, ragazzi. 18.39, io ho ancora un botto di roba da fa. Vabbè, andiamo avanti. Il ginocchio mi fa un male incredibile. Barbari. Barbari me li ha ciclati mo, perché lui sicuramente vuole girare barbari scelti e barbari evoluti. E qual è la cosa? Lui che c'ha i golem, è possibile mai? No, non credo che lui abbia i golem. Secondo me la giocata ci sta tantissimo. Secondo me ci sta veramente tanto. Forse questa no. Forse questa no. Questa mi sono lasciato un attimo prendere
dallo sghirindello. Ok. Ok. Perché se io gioco questa, non è sufficiente in questo. Aio. No, per forza. Per forza si aspettano i barbari. Esatto. Per forza, no? Se mi arriva anche qualche scheletrino. La torre è andata. Ok, la torre però è quasi andata comunque. Ah, una cosa che mi aveva detto Runei, se non erro, che se io faccio così e poi faccio così, io abilito la centrale. Capito? Perché non la sapevo come giocata. Mo la so e la faccio. Shang-Chi destra. Non male. 3 danni se non erro. Ok. Bisogna vedere tantissimo come worka tutto il deck, eh? Un botto. Bisogna veramente vedere tantissimo. Raga, sono costretto. Sono costretto. Merda! Bello che l'ha ripreso. Bello così. Ok, guardate la strega madre. Non è uno scherzo. L'abbiamo recuperata veramente con le magie, ragazzi. Abbiamo fatto le magie qua. Secondo me ci sta. Non mi preoccuperei troppo. Adesso mi dovrei incominciare a preoccupare. Facciamo così. Ok. Va bene. Dovrei aver vinto, eh. Olle, bene. Forse l'ho complicata anche un pochettino, probabilmente, però non posso essere deluso da me stesso, mai. Mai. Raga, le ultime 3 partite, forse riesco a registrare anche un altro video. Vi voglio bene tantissimo. Al prossimo appuntamento. Ciao ciao.